con noi. Adesso ci lasciamo con una storia che arriva direttamente da Boston e ce la racconta Stefano Salimbeni. La caramella, secondo me, è uno di quei prodotti che anche durante la recessione può essere venduta, perché è un prodotto che è, prima di tutto, ha un basso costo e, secondo me, durante le recessioni le persone cercano piccoli piaceri per farli contenti. Io ho iniziato con le caramelle di zucchero, quelle sono fatte con calchi in metallo, in alluminio, fatti da me, scolpiti dall'origine, dal disegno, fino al prodotto finale. Quindi è un circolo pieno dalla concezione alla produzione, anche fino alla consegna in molti casi. Good morning, Edward. Io di partenza nasco come uno scultore classico nell'arte della terracotta, ceramiche, bronzo. Molto del lavoro era basato sulle commemorazioni e infatti la prima volta fu per la visita, per il centenario dell'invenzione della radio di Marconi, quando la principessa Elettra Marconi venne in visita a Boston. Era un mestiere abbastanza redditizio e c'era molta soddisfazione in quello. Però con l'arrivo della grande recessione che abbiamo avuto all'inizio fine 2007, le cose sono cambiate molto drasticamente. Queste opere che venivano compiute erano abbastanza costose, quindi anche istituzioni che avrebbero speso per commemorare un evento hanno tagliato i fondi per queste opere. Quindi ho dovuto cercare di rilanciare in un settore diverso i miei talenti. Who can take a sunrise? Quando ho iniziato la mia carriera di scultore, molte delle persone intorno a me dicevano che le mie terracotte erano molto simili a cioccolate, perché usavo una terracotta molto grigia e molto più sul marrone, e infatti alcuni mi dissero: ma perché fai terracotta? Dovresti fare cioccolata. Se uno vuol competere con i giganti perderebbe immediatamente, perché non è un settore dove, se hai limitate risorse, puoi competere con macchinari che costano centinaia di dollari. Allora mi sono specializzato in prodotti che sono unici e su scala molto più ridotta. Quindi sono prodotti che una ditta, per esempio come la mia università, ti commissionano dei logo in cioccolata che poi tu puoi vendere a loro, è un prodotto che loro apprezzano e che hanno un uso immediato. La maggior parte della produzione e delle vendite è per il settore dei souvenir. Alcuni alberghi mettono i cioccolatini, invece qui a Boston si usa mettere la piccola aragosta di caramella sul cuscino, così quando gli ospiti entrano in stanza hanno questo piccolo souvenir della città. Il bello del business è che c'è sempre una festa dove c'è un ricambio di merce nei negozi, è molto stagionale. Per esempio adesso siamo in stagione natalizia, quindi abbiamo Babbo Natale, le renne, pinguini, per Halloween abbiamo fantasmini, pipistrelli, cervelli insanguinati, per Pasqua abbiamo i coniglietti, le uova di Pasqua, San Valentino, i cuori, quindi è un settore dove ogni stagione ha il suo prodotto. A lei manca la scultura o quello che fa qui le basta per sfogare l'ispirazione, diciamo? Certo, sì, mi manca la scultura. Molte volte io ho delle idee che vorrei fare, però con un'azienda ci sono troppe cose da fare, quindi nel mio tempo libero costruisco macchine per la produzione di caramelle. Quindi quel estro creativo c'è, però viene usato per altre cose. Un giorno tornerà con lo scalpello in mano? Probabilmente sì, probabilmente a 65-70 anni, quando mi pensiono. Dall'Egitto a parlare di dolci, quanti stimoli qui a Community, ma tante se ne date.